L'inizio di questa ottava generazione non è stato certo uno dei più esaltanti. Nel primo anno di vita di PS4 e di Xbox One abbiamo assistito solo a pochi acuti che hanno effettivamente scosso il mercato del videogioco, mentre per il resto siamo stati sommersi da una valanga di remastered. Gli acquirenti delle nuove console, sul piede di guerra, accusarono più volte gli sviluppatori di non avere più idee e di perdere tempo a riproporre delle vecchie glorie in versione rimasterizzata. Il tutto mentre, contemporaneamente, Nintendo stava iniziando finalmente a sparare le sue cartucce migliori per Wii U. Ma la questione è che se è assolutamente vero che nel primissimo periodo c'è stata una penuria di titoli validi usciti in esclusiva per le nuove console, dall'altro occorre ricordare che storicamente è sempre stato così. Lo stesso Wii U, a cui abbiamo accennato poco fa, ha iniziato ad ingranare dopo un anno dalla sua uscita, periodo appunto in cui PS4 e Xbox One erano state appena immesse sul mercato. Il punto della faccenda è che, in realtà, si sono trovate a coincidere due situazioni nello stesso periodo, cioè la penuria di videogiochi in esclusiva nel primo anno di vita delle nuove console ed un mercato fiorente delle remastered. Due situazioni, però, che sono indipendenti l'una dall'altra. In questo scenario è facile pensare che le software house si concentrino sulle remastered a scapito delle nuove produzioni, però nella realtà dei fatti non è così. In questo video, scritto in collaborazione con Luca Wright, proveremo a fare un po' di chiarezza su questo argomento. Andremo a vedere non solo perché le remastered non sottraggono tempo allo sviluppo di nuovi giochi, ma anche perché rappresentano una risorsa per l'industria del videogioco dalla quale tutti traiamo vantaggio. Innanzitutto iniziamo con lo sfatare il luogo comune che vuole le remastered come un sintomo di una mancanza di idee da parte degli sviluppatori. Sia io che Luca siamo d'accordo con l'opinione di Matt Sainsbury, autore di The Golden Age of Video Games, sul fatto che il mercato stia vivendo un periodo estremamente florido su tutte le piattaforme, dispensando un'offerta ludica estremamente variegata e per tutti i gusti. Il secondo luogo comune da sfatare vuole che le remastered facciano perdere tempo agli sviluppatori, tempo che potrebbe essere utilizzato per il rilascio di nuovi titoli. In realtà il tempo speso per le remastered non è mai tempo perso, ma facciamo un esempio tangibile. Come tutti ricorderete, la remastered di The Last of Us uscì dopo circa un annetto rispetto al gioco originale. Eppure, quella remastered servì ai ragazzi di Naughty Dog per fare un'opera di ricerca e sviluppo sulla nuova architettura dell'ultima console di casa Sony. In altre parole, affinare la tecnica nell'utilizzo di una nuova piattaforma, quale poteva essere appunto PS4, in vista del loro lavoro successivo, quello splendido Uncharted 4 che poi ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. Ma in quali altri modi le remastered renderebbero un servizio all'industria? Innanzitutto, a parte rari casi, come quello di Naughty Dog con The Last of Us, le remastered sono spesso curate non dagli sviluppatori originali del gioco, ma da studi terzi minori. Questi studi minori possono approfittare delle remastered per fare esperienza nel grande mercato dei AAA, esperienza che magari un giorno li porterà a rilasciare un gioco tutto loro. Un esempio calzante sono i Iridia Dawn, che dopo l'edizione HD di Okami e due giochi PSP sulla saga di God of War sono arrivati a regalarci il loro personalissimo The Order 1886. Appare lampante che, se le remastered vengono sviluppate da studi terzi, indipendentemente dal fatto che poi si possano gettare o meno nel mercato di videogiochi, comunque significa che lo studio originale è libero di dedicarsi ad altro. È ovvio che il target principale delle remastered non siano coloro che hanno già acquistato il titolo originale ai tempi, ma coloro che, per un motivo o per l'altro, hanno mancato quei giochi nella generazione precedente. D'altronde c'è chi ha iniziato proprio con l'ottava generazione, o magari chi da una console Microsoft è passato poi a una console Sony, o viceversa. E l'esempio dell'Uncharted Collection calza a pennello. Un ex utente 360 che è passato a PS4, per forza di cose non ha giocato i primi Uncharted. E come fa questo giocatore a godere appieno dell'uscita del quarto capitolo? Si dovrebbe comprare una PS3 apposta? Beh, si prende direttamente PlayStation 4 e recupera i primi tre capitoli rimasterizzati in occasione dell'uscita della nuova esclusiva. Che cosa c'è di male in tutto questo? Tutti questi nuovi utenti hanno la possibilità di giocare a dei grandi giochi del recente passato proprio grazie alla rimasterizzazione. L'unica cosa che si potrebbe obiettare in tutto questo discorso è che si potrebbe risolvere il problema aggiungendo la retrocompatibilità nelle nuove console.
Hall, un argomento però che è molto più delicato e complesso di come viene descritto, dato che non è così semplice come sembra inserire la retrocompatibilità in una console. Comunque sia, ragazzi, io lo dico spesso e lo ripeto perché è un concetto che vale sempre, soprattutto in questo caso, non esistono giochi vecchi e giochi nuovi. Un grande gioco rimane un grande gioco sempre, indipendentemente da quando è uscito. E credo onestamente che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia sempre meglio giocare un capolavoro rimasterizzato rispetto al non averlo giocato affatto.